Bene. Tito, lei è stato o non è stato condannato? Ce lo dico una volta per tutte, quindi sgombiamo il campo alla questione. Io, dopo 25 anni, hanno detto che il fatto non sussiste. Punto. Io e allora perché ti hanno tolto il vitalizio? Ogni volta non mi chiamate più, avete capito? Perché ti hanno tolto il vitalizio a te e agli altri condannati? Perché ti hanno tolto il vitalizio a te e agli altri condannati? Chi è questo signore che sta parlando? Gianmarco Centinaio, capogruppo della Lega in Senato. Chi è questo signore che sta parlando? Io ho lavorato oltre 50 anni a Coso Curioso. Chi è che sta parlando? Sì, fatemelo vedere. Bravo, bravo. Vabbè, lasci perdere, dica. Infatti sei qua a pretendere quello che lo Stato ti ha tolto perché non lo meriti più. È vero o no? È vero o no? Chi ha stabilito questo qua? Chi ha stabilito? Chi ha stabilito questo qua? Questo signore, quello che sta parlando? Se tu vieni condannato, il vitalizio non lo devi più portare a casa, o no? E invece tu lo pretendi ancora, o no? Lei non capisce niente. In barba a tutti quegli italiani onesti che lavorano tutti i giorni, o no? Lei, da dove cazzo vieni? Tu non sei niente. Io le dico, Cito, che non è stata una legge, Cito, che ha fatto questo. Cito, è stata la presidenza della Camera. Ha capito? Ma chi la fa? Volgare. Lei è parlamentare. Sei se cazzo come non so che cosa. Impara l'educazione. Ma Cito. Impara l'educazione prima di pretendere i soldi dei cittadini italiani. Vabbè.